Ciao a tutti, Gucci, ben ritrovati al vostro Andrea91. Direi che era anche ora di andare ad affrontare la terza prova dell'isola di Akala. Ci sarebbe anche da vedere questo piccolo spazio qui dove c'è appunto Wimpod, però Wimpod c'era un modo per catturarlo, anche se non mi ricordo quale. Se non ricordo male era di fregarlo passando per di qua, però la strada non è così semplice, c'è anche un allenatore che andiamo subito a fare, però insomma si fa subito, non è che si perde tanto tempo, poi si va subito ad affrontare la prova. Voglio arrivare bello preparato con la lotta contro il capitano. Dunque, per il capitano non so se usare il Salandit che ho abilitato la scorsa volta, però penso che comunque sia... non lo uso per questa prova. Lo alleno dopo per conto mio magari, contro i Pokémon erba che si trovano appunto nel terreno della prova. E però dipende se hanno attacco speciale o attacco fisico, perché comunque se Pokémon erba in genere hanno attacco speciale, velocità, però alcuni Pokémon erba danno EV in attacco fisico, quindi non sono proprio sicuro al 100% di voler usare Salazzle, di voler allenare Salandit in quel posto. Devo vedere comunque sia che Pokémon ci sono e quali punti danno. Vabbè, questi qua avevano solo due matchup, insomma è stata anche piuttosto veloce. Nulla di che. Bene, andiamo a fare questa prova. Poi nel prossimo affronteremo tutti gli altri allenatori che ci rimangono di questo percorso. Andiamo. Giungla ombrosa, lo scrigno che racchiude i tesori della foresta. Va bene, basta che si combatte. Benvenuto, questa è la giungla ombrosa. Io sono il capitano Ibis e qui sosterrai la mia prova. Ma non perdiamoci inconvenevoli, iniziamo? Va bene! Ho capito subito di che pasta siete fatti tu e i tuoi Pokémon. Si vede che avete talento da vendere. Adesso che ti vedo non mi sorprende che Tapu Koko abbia deciso di darti una pietra lucente. Bene, fiato alle trombe! Che la prova della giungla ombrosa abbia inizio! La giungla intorno a noi è viva, senti il suo respiro. Ci sta dicendo che la ricetta del giorno è... il mio piatto forte, nota come la Super IB Specialità. La tua prova consiste nel trovare tre ingredienti: una bacca mango, del miele e una gran radice. Tieni, è un po' di ingredienti, mettici dentro gli ingredienti man mano che li trovi. Ecco, con questo non rischierai di mescolare gli ingredienti con gli altri strumenti della borsa, altrimenti chissà che ricetta ne verrebbe fuori. Non nego che potrebbe essere un interessante esperimento, ma magari un'altra volta. Ok, non perdiamo tempo allora. Vieni, ti faccio vedere dove dovrai cercare il primo ingrediente. Ah, per di là? Oh, Fomantis. Ehi, Fomantis, dove scappate? Chissà, forse hanno percepito la tua forza. Da queste parti dovrebbero esserci delle bacche a mango, però in quest'area vivono anche i Fomantis e anche loro sono gli otti di queste bacche. Se ne prendi una che è già stata adocchiata da un Fomantis, questo potrebbe attaccarti. Quando ne trovi una, vieni a farmela vedere. Ma per forza devo fartela vedere? Ok, andiamo con la prima, che sicuramente è sorvegliata da un Fomantis. No? Ok, quindi basta che ne raccolgo uno? No, ok, quindi a posto così, già fatto. Già è finita? La prima parte è già andata. Sono sicuro. A più tardi lo affronto. No, ti pareva. Ti pareva che era questa. Dai Fomantis, su, vuoi affrontarmi? Più tardi poi. Il miele si può trovare dove sbocciano i fiori, in questa parte della giungla ombrosa. Fai attenzione però, le aree più fredde attirano più Pokémon e potrebbero attaccarti. Quando trovi un ingrediente vieni a farmelo vedere.
Ciao Kawe, ma cosa ci fa lei qui? Dicono che alcuni Pokémon siano attratti dai fiori. Se non vuoi rischiare che ti prendano di mira, evita i punti in cui i fiori crescono più rigogliosi. Gli ingredienti sono importanti sia per la prova sia per i Pokémon che vivono nella giungla. Gli ossi spessi che do a Ibis a volte trovo con l'aiuto dei miei Marowak. E a volte saltano fuori dopo che ci siamo azzuffati per bene. Abbiamo raccolto del miele e lo ripongo nel porta ingredienti. Sicuramente un Pokémon selvatico mi attaccherà. Sì, l'ho preso, sono sicuro. Guarda, ora arriva il Pokémon selvatico che aveva stranamente adocchiato quella pianta. Chissà com'è, ma tutte quelle che ci sono. Proprio quella? Proprio quella. Chissà perché. Ok, la narratrice posso trovarla dai Sudowoodo. Ciao, ciao Sudowoodo. Ah, Sudowoodo però mi sa che dà la erba in difesa, questa già la sapevo. O difesa speciale comunque sia. Oh, oddio. Suiren? Oh, sei tu Andreas, qui per la prova di Ibis? Esatto. Ma guarda, te lo chiedevo tanto per chiedere. E invece sono proprio qui per questo. Sono venuta qui perché Ibis mi ha chiesto di portarle dell'acqua fresca. Aspetta, però se io... Sì. Sì, voglio scambiarla con questa. Perché questo Sudowoodo non attacca. Non è un vero Sudowoodo, infatti non è, non c'è, non è striato dietro. È striato ma non è colorato. Ah, è facile riconoscerle allora i punti. Vabbè, dai. Sono sicuro di averla presa in un posto sicuro. Cioè, in un posto dove non mi attaccherà nessun Pokémon. E infatti... Bene, Ibis. Eccoci qua. Tanto per cominciare vediamo gli ingredienti. Iniziamo con la bacca mango. Mantis! Beh, la prova è andata piuttosto velocemente, quindi gli allenatori del prossimo percorso li affronterò in questo video. Facciamo una cosa però, ora faccio combattere contro Zacro, perché Zacro almeno è tipo volante e comunque sia lui va con l'attacco fisico e quindi va bene uguale. Ok, anche questo, ok, però l'ho sospeso di Kawe, ma ci manca solo l'Ulgran Radice che non ho preso da nessun Pokémon che la voleva. E infatti, eccolo qua, vedi? Ecco fatto! La Super Ibis specialità è pronta! Un odore particolare si diffonde tutto intorno. Senti addosso uno sguardo penetrante che proviene da qualche parte della giungla. Tranquillo, sorridi alla vita. Io penso che mi cagherei in mano se un Lurantis grosso mi viene da dietro. Fa paura. Oh. Però è bello come Pokémon. Lurantis dà 2 punti in attacco fisico. Zacro, è il tuo turno! Ho fatto bene a disattivare condividi esperienza perché se do Ebb che non voglio, almeno evito. Aia 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 aia. Però! Ha però i danni! Hai capito Lurantis! Kecleon, ma dai! Ma di tutti i Pokémon esistenti di tipo coleottero, Kecleon il peggiore! Dai però! Forbice X, aia! Stridio, vabbè. Ah.
andiamo un po' con super pozione. Assorbe la luce, sì, ma... Ok. Non so se andare con Nube o con attacco della Fulgurantis. Lama solare, ok. Wow, sì! Fatto bene! E vai! Dovrebbe imparare... Ma cosa impari, Canto? Vai via! Stordi pugno! Zacro non ha più energie. Fammi vedere Kecleon in cosa dà i punti. Il punto Ev, Kecleon. In difesa speciale. Andiamo a pizza, vai, allora. Oh, Slyla. Che paura. Stordi pugno. Nonostante lui sia tipo roccia, ha fatto davvero male. Dunque, per Rocciotomba... levo sassata. Rocciotomba è più forte, ha più precisione, dai. Caspita, Andrea, vorrei proprio sapere cosa mangia a colazione per essere così forte. E il Pokémon dominante Durantis si è trovato pane per i suoi denti. Complimenti. Avete raccolto gli ingredienti affrontando i Pokémon che vivono nella giungla. Tu e i tuoi Pokémon siete davvero guadagnati la bagnotta, siete in perfetta sintonia. Concordo, anche a Parco Vulcano Quella hanno dato la polvere a mio Marowak. Hanno sbraiato persino i miei Raquarid, e dire che li avevo allenati così bene. Bene, hai superato brillantemente tutte e tre le prove di Akala. Persino la mia, che non era per niente facile. Ecco un premio per te. Bene, Herbium Z. E questa è la posta per sprigionare tutto il potere del tipo erba. Osserva con attenzione. Bene, Andrea. Ora che hai superato la prova potrai dedicarti alla cattura dei Pokémon della giungla ombrosa. Allenati con amore, mi raccomando. Ecco, questo è il Minor Ball, sarà per te. Potrei allenarci... Zacro contro i Fomantis. Ah? Come mai Durantis non ha mangiato tutto? Kawe, su, Irene, non sprechiamo il cibo. Mangiate, su. Al momento non ho fame, sono pieno. Sì, ecco, sono pieno perché... Cioè, vedi, mi sono abbuffato di bacche fuori dei pasti. E poi la tua ricetta è per i Pokémon, no? Credo sia perfetta per un Pokémon vigoroso come Durantis, ma per noi? Oh, dici davvero? Pure Lixia non rifiuta mai e ne mangia sempre. Quindi ho sempre pensato che piacesse a tutti, non solo ai Pokémon. Va bene, allora porterò tutto il pentolo ad Alixia. Alla prossima, Andrea. Ciao! Sì, perché l'altra volta era un po' piccante. Che buon profumino. Scommetto che Ibis ha appena sfornato uno dei suoi manicaretti. Hai superato la prova di Ibis, giusto? Bene, allora meriti un regalo da parte mia. È la MT sotto il corno, una mossa che va sempre a segno. Sì, tipo Onda Shock... comete. Scoprire, sperimentare, questo è ciò che rende speciale la tua avventura. C'è un posto che devi assolutamente vedere durante il tuo giro delle isole. Fiendiamoci al centro di ricerche interdimensionali, veloci come un fulmine. Kukui, io ti odio. Andrea, prima di andare volevo farti i miei complimenti per tuo successo nelle tre prove di Akala. Ora ti aspetta la grande prova con la K1 Alixia. Alixia allena Pokémon di tipo roccia. Se fossi in te provvederei a catturare qualche Pokémon di tipo erba nella giungla ombrosa. Quando avrai finito di prepararti per la grande prova, vieni al centro di ricerche interdimensionali. Ci arrivi seguendo il percorso 6. In caso di problemi chiedo aiuto a Rotom. Ah, ok, allora va bene. Allora se mi lasci fare, va bene, sì, va bene. Ah, fregato Wimpod! Fregatissimo, baby! And catch it! Yeah! Allora, che percorso era? Percorso 5. Ah, 5, ok. No, mi stava venendo il dubbio. Sì, devo combattere contro tutti se voglio affrontare
Il tizio che sta alla fine. Eccone uno qua, va. Allora lei mi chiama Ben. Mi fai vedere il tuo Pokémon? Questo è mio, guarda. Oh, che bambino spudorato. Mi fa vedere le sue cose senza prima chiedere permesso. E ha battuto Ben. Ben Ten. Ok. Dovrei arrivare là sopra, ma non so come. Ah, per di qua, ok. In Montanaro! Ehi, hai visto il volume dei miei muscoli? Ma non lo voglio vedere. Non li voglio sapere. Non mi interessa. Ma perché? Ciao! Tobia Montanaro. Wailar, è esistito! Ehi, ehi, ehi! Oh? Mi hai fatto una carezza? Acqua getto. Priority. Cioè, non servirebbe la priority contro un Pokémon lento, ma... va bene uguale, va bene uguale. Mudbray. Mudbray no, rimango con Leopop. Anche con questa volta acqua getto. Non so se Mudbray possa ospitare un Leopop, ma boh. Non voglio scoprirlo, quindi vado sul sicuro. Però è forte Mudbray, eh. Oddio, quasi quasi un Mudbray squadra. No, però ho già Slyla. Magari ora è presto per farla evolvere. Potrei portarla al 25 senza problemi, ma è presto d'orario, dico. Si può evolvere tra le 5 e le 5 e 59. Ora sono quasi le 11, quindi è un po' presto. Magari più tardi mi ci rimetto e vediamo. Sì, lo alleno fino al 24, poi lo faccio salire al 25 con la caramella rara e si evolve. A meno che non impara qualche mossa importante prima. Fammi un po' andare a vedere un attimino. Intanto incantavoce su Gumi. Perché impara, dunque. Ok, parto roccio tomba, ruggi, boato al 26, levito roccio al 29, frana al 34, 37, no, vabbè, non... Parte al 48 che impara pietra taglio, ma... Vediamo un po' se l'Icaroc invece manda Sylveon. Allora, cambio Pokémon e mando Pizza Pie. Vediamo un po' se l'Icaroc impara qualcosa di particolare con... i livelli. Allora andiamo con paralizzante tanto per iniziare. No, impara le stesse mosse però forma Licarrock. Ah no, aspetta, Dusk Form è diversa. Ah no, è uguale. Tutte uguali sono. No, no, impara tutte quante le mosse uguali allo stesso livello. Boh. Va bene, e quindi allora niente, posso farle evolvere senza problemi. Licarrock, perfetto. Allora andiamo un po', vediamo di concludere. Eccolo qua con Raffica, dovrei finirlo. Se non erro, ok, fatto. Ottimo. Fine, sì, fine. Perfetto, 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 dai. Vediamo cosa contiene questa Pokéball. Iperpozione, ottimo, ottimo. Poi continuiamo qui, che devo prendere un altro strumento che si trova qui sopra. Oh, ah, Atana c'era, non l'avevo vista per niente. Ok, vediamo qui cosa c'era. Una MT, ottimo. Vorticolpo, è ottima, è ottima. È ottimissima. Bene, scendiamo, passo per l'erba perché non mi voglio buttare. Qui c'è centro Pokémon, dovrebbero esserci un altro paio di allenatori. Se non erro. Sì, una sta lì. Qui. Ah no, allora già l'ho affrontata questa. Ho affrontato tutti quanti quelli del percorso 5, quindi posso affrontare il tizio che sta lì all'entrata del percorso 5. Bene. Sarà leggermente più forte, sarà leggermente più forte. Ma come lo sconfiggere l'allenatore del percorso 5? L'ho sconfitti tutti, l'ho sconfitti. Purtroppo ho allenato troppo Rockruff, quindi mi tocca farlo salire con una caramella rara. Inoltre ho anche catturato un Passimian con natura placida, con delle IV davvero ottime. Thank you.